giuria. Siete pronti? Avete riflettuto? Avete scritto? Avete votato? Voglio iniziare dalla strepitosa Maria De Filippi, che in realtà altro non è che il grande Vincenzo De Lucia. Grazie Vincenzo. Grazie a voi. Bravissimo come sempre. Con la voce di Maria mi dai la tua classifica. Io ti dico la posizione e ho i punti. Decimo posto, 6 punti. Tony Hadley. Nono posto, 7 punti. Annalisa. Ottavo posto, 8 punti. Beach Boys. Settimo posto, 9 punti. Rihanna. Sesto posto, 10 punti. Giovanotti. Quinto posto, 11 punti. Edith Piaf. Quarto posto, 12 punti. Gigi D'Alessio. Il podio per Vincenzo è: terzo posto, 13 punti. Corrieri. Secondo posto, 14 punti. Madame. Primo posto, 15 punti. Michele Bravi. Questa è la classifica. Goggi, sei pronta? Sì, sì. Vado sì, con te allora. Decimo posto, 6 punti. Causa tracheite, Tony Hadley. Nono posto, 7 punti. Poca somiglianza fisica, Beach Boys. Ottavo posto, 8 punti. Rihanna. Settimo posto, 9 punti. Annalisa. Sesto posto, 10 punti. Giovanotti. Quinto posto, 11 punti. Per via della poca somiglianza fisica e per questa vita spericolata, sentimentale, Gigi D'Alessio. Quarto posto, 12 punti. Edith Piaf. Il podio per Loretta. Terzo posto, 13 punti. Gaetano Curreri. Secondo posto, 14 punti. Madame. Primo posto, 15 punti. Michele Bravi. Andiamo da Giorgio. Allora, volevi dire qualcosa? Sì, volevo dire che mi sarebbe piaciuto sentire un Tony Hadley in piena forma, ma ci sarà un'altra occasione, sono sicuro. Allora, decimo posto, 6 punti. Tony Hadley. Nono posto, 7 punti. Annalisa. Ottavo posto, 8 punti. Rihanna. Settimo posto, 9 punti. Beach Boys. Sesto posto, 10 punti. Giovanotti. Quinto posto, 11 punti. Gigi D'Alessio. Quarto posto, 12 punti. Madame. Il podio per Panariello vede: al terzo posto con 13 punti, Curreri. Al secondo posto con 14 punti, Michele Bravi. E al primo posto con 15 punti, Edith Piaf. Diverso Giorgio. Maggi. Classifica difficilissima, Carlo. Vi ricordo che chi vincerà verrà direttamente alla finale nella 4 delle nostre puntate. Decimo posto, 6 punti. Tony Hadley. Nono posto, 7 punti. Giovanotti. Ottavo posto, 8 punti. Madame. Settimo posto, 9 punti. The Beach Boys. Sesto posto, 10 punti. Gaetano Curreri. Quinto posto, 11 punti. Gigi D'Alessio. Quarto posto, 12 punti. Rihanna. Il podio per Malgioglio vede al terzo posto, 14 punti. La splendida. 13 punti, scusa. La splendida Annalisa. Al secondo posto, 14 punti. La struggente Edith Piaf. E al primo posto, con 15 punti. Il mio amore Michele Bravi. Questa è la classifica. Adesso elaboriamo la somma. Prima però vediamo chi saranno i protagonisti della prossima settimana. Scopriamoli insieme, scopriamoli insieme. Ci sarà Gianni Morandi, Dua Lipa, non badiamo a spese, Vasco Rossi, le Spice Girls si riuniscono per noi, Iva Zanicchi, Aretha Franklin, il ricordo, Fabrizio De André, un altro ricordo, James Blunt, Max Pezzali, Cristina Aguilera, non ci facciamo mancare niente, non ci va, basta, perché sono 10, basta, basta, basta. Loro o tale quale a loro, non sbagliamo. Vediamo la classifica. Voi chissà cosa faranno loro nella sfida. Stasera è finita 1-1, la sfida del meno peggio. Vedremo chi dovrete individuare, perché ve lo farò scoprire durante la settimana e poi imitare nella prossima settimana. Vediamo la classifica e vediamo chi vince. La torta c'è già. E chi vince verrà con noi alla puntata finale.
Posso offrire questi dolcini? Puoi offrire i dolcini, certo. A loro? Certo, se vuoi glieli porto io. Grazie, caro. Prego, figurati. Venghi, signori, venghi. Ora passatevelo voi perché no, chiedete troppo. Devo vedere la classifica. Vediamo la classifica. Oh! Decimo posto, Tony Hadley, Virginio Mussato. Applauso comunque. Nono posto, Annalisa, Sara Manea, 36 punti. Ottavo posto, Giovanotti, Roberto Tarantini, conquista 37 punti. Settimi, i Beach Boys, nessuna pretesa, 38 punti. Sesto posto per Rihanna, Yoli Garcia, 42 punti. Saliamo verso il quinto posto e scopriamo Gigi D'Alessio, Vincenzo Imparato, 50 punti. Quarto posto, Madame Giulia Margutta, 58 punti. E ora scopriamo il podio. Oh. Terzo posto per Gaetano Curreri e Rinaldo Spinozzi, 59 punti. Vince questa puntata e viene in finale Edith Piaf, Clelia Cicero, 67, Michele Bravi, Kevin Pelledoro, 64. Un applauso speciale a tutti. Kevin, un ottimo secondo posto, ma vince Edith Piaf. Prendi il microfono che dovrai ricantare. Grazie. Vieni, vieni, vieni. Grazie, grazie. A chi dedichiamo questa vittoria? A Julio, mio marito. A tuo marito. Molto bene. Edith Piaf, Clelia Cicero. Appuntamento a sabato prossimo. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont j'ai coulé la cause. Je loue pour moi, pas pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je songe à moi, mon cœur. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heure, heure, un amourir. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont j'ai connu la cause. Je crois pour moi, pas pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens à moi mon